Il cuore della configurazione del sistema Group Control è lo Schedule Editor, che determina tutti gli automatismi dei dispositivi connessi alla rete. Lo Schedule Editor è accessibile dal menu in alto a destra. In questa schermata vediamo la lista dei programmi salvati. Per creare un nuovo programma, andiamo su Create. Per prima cosa specifichiamo un nome. Dopodiché dobbiamo scegliere quante programmazioni vogliamo all'interno di una settimana. Se volessi creare programmi differenti tra giorni feriali e fine settimana, dovrò aggiungere una programmazione e selezionare i giorni interessati. Andiamo ora a descrivere le varie funzionalità, chiamate regole. La modalità astronomica è legata agli orari di alba e tramonto, che come già detto sono basati sull'orario effettivo, indipendentemente dal giorno o dal posizionamento dell'installazione. Rispetto agli orari di alba e tramonto possiamo specificare un ritardo o un anticipo in minuti. Al di fuori del periodo di funzionamento non sarà possibile attivare altre funzioni. Per aggiungere la regola al nostro programma andiamo su Add. La modalità successiva è Fixed Time. Questa funzione specifica il livello di dimming a partire da un certo orario. In questo caso andiamo a settare un livello di dimming del 20% a partire dalle 2 del mattino. Si possono aggiungere quanti scalini si desidera. Ad esempio, possiamo aggiungere uno scalino alle 4 del mattino, con un dimming al 40%. Le altre funzioni prevedono l'utilizzo di sensori e pulsanti. La modalità Motion Sensor si basa sulla funzione del sensore di presenza. Può essere definito il periodo nel quale il sensore è operativo. L'hold time, che è il tempo di durata del mantenimento, i tempi di fade in e fade out in secondi ed il livello di dimming a cui si porterà l'apparecchio. Una variante della modalità con sensore di presenza è quella legata alle scene. Questa funzione viene utilizzata nel caso in cui ci fossero più sensori di presenza connessi al nodo RF. Dopodiché abbiamo la modalità luminosità, ovvero la funzione crepuscolare con sensore di luce. Ricordiamo che il nodo RF ne include uno di default. Qui possiamo definire una soglia sotto la quale l'apparecchio si accende e la soglia sopra la quale l'apparecchio si spegne. Al di fuori del periodo di funzionamento del crepuscolare non sarà possibile attivare altre funzioni. Infine abbiamo la modalità push button con scene. Questa funzione viene utilizzata in combinazione con pulsanti DALI. In questo esempio abbiamo collegato il nostro DALI XCG3, che permette di connettere fino a 4 pulsanti. Da qui possiamo definire una dimmerazione specifica per ogni pulsante rilevato. In generale, più funzioni possono essere combinate tra loro. Il sensore di movimento ha priorità massima, seguito dal pulsante e dal fixed time. Nel caso di utilizzo di astronomico o crepuscolare, tutte le funzioni precedenti sono operative all'interno del periodo attivo. Una volta definito il programma andremo a confermare e sarà quindi visibile nella lista nella versione 0. Da questa schermata si può anche modificare o eliminare i programmi. I programmi sono legati al sito, quindi ogni volta che si realizza un'installazione di un nuovo sito andranno creati nuovamente.